Valentino è più della corsa. La moto, il tempo, le curve, gli avversari, i giri, la pioggia, il sole, le gomme, il traguardo, gli errori, le cadute. Vale è stato raccontato come uno che non pensava alla classifica. Si infilava in una gara, in ogni gara, per vincerla, contemplando così anche il rischio di perderla. Anche all'inizio di questo mondiale l'avevamo raccontato così, uno che nonostante l'età avrebbe affrontato ogni corsa rischiando. C'è una gara che partendo da una controintuizione spiega bene questo argomento, è quella di Phillip Island nel 2003. Lui era già campione del mondo con la sua Honda, fece un sorpasso con le bandiere gialle che sventolavano lungo il circuito ed era vietato. Lo punirono con 10 secondi di penalità, dovette passare attraverso i box naturalmente. Rossi rientrò in pista e cominciò a tirare a manetta. Non aveva bisogno di vincere per forza, perché aveva già conquistato il titolo, addirittura con qualche gara di anticipo. Eppure accelerava, rischiava. A pochi giri dalla fine aveva più di 10 secondi di ritardo dal primo, che era Capirossi. Il team gli chiedeva di non tirare più, ma lui continuò. Prese Capirossi, lo superò e andò a vincere. L'ultimo Valentino è quello inatteso, solo per chi non lo conosce bene. Ma per chi lo frequenta, chi lo vede, chi gli parla, sa che questi anni sono stati una lunga preparazione di questo mondiale. La ricerca di una possibilità, la tenacia con cui si resiste da vincitore di tutto praticamente, a vedere gli altri che ti sorpassano, gli altri che hanno 10 anni in meno e qualche decina di chilometri orari in più. Si sono chiesti in molti perché. Perché uno che ha vinto tutto come l'ha vinto lui non ha già smesso? Da re, anzi da imperatore di uno sport che ormai gli deve tutto, all'età per farlo da qualche anno, non sarebbe sembrata una resa, ma solo una pagina chiusa. Avrebbe avuto l'onore, il ricordo perenne e la gloria eterna. Ma Valentino è Valentino, qualunque cosa faccia e comunque la faccia. Una battuta, che poi non è mica tanto una battuta, dice che lui sarebbe riuscito bene ovunque. In un ufficio qualunque, in un giornale, a capo di una brigata di cucina, in un museo, addirittura in un altro sport. Valentino è tutto questo, e per essere questo devi saper rischiare. Devi saper camminare sempre su quel filo di una lama rischiando di cadere. E gli allenamenti non sono quelli qualunque, non sono quelli di chi corre di più o di chi deve arrivare primo. Sono quelli di chi ogni giorno si pone una domanda. Si chiede se valga la pena o no continuare. E la risposta a questa domanda è solo una, che poi è un'altra domanda. Hai ancora voglia di rischiare? Sei un pazzo, Valentino, ma ti vogliamo tutti bene. Buona fortuna e ritorna presto.